farò pochissimo perché diciamo l'intervento fatto dal consigliere Bongiornello ha in pratica sintetizzato ciò che avrei voluto dire per buona parte, per cui mi limito e parto dall'ultima considerazione che doveva essere la prima, cioè quella di ringraziare il personale, l'assessore e il personale che hanno lavorato alla redazione di questo bilancio, perché mi pare sia stato un lavoro abbastanza faticoso e abbastanza importante e per cui vanno ringraziati tutti per il lavoro che hanno fatto. Relativamente al bilancio, chiaramente il nostro voto è favorevole. Relativamente all'IMU siamo anche noi del parere che risponde al criterio del rigore, certamente non al criterio dell'equità, e speriamo che sia un passaggio che possa essere ulteriormente rivisto nel corso dell'anno. Però ecco, tengo a sottolineare che questo bilancio ci ha messo in sicurezza per il 2012. Questo penso sia stata l'affermazione fatta anche dai consiglieri che mi hanno preceduto, ma tengo a ribadirla. E tengo anche a ribadire un fatto che per la eccezionalità del momento, cosa che avevo già detto nel primo intervento, penso che i passi che dovremo andare a fare in futuro dovranno essere passi sempre più dialoganti e sempre più condivisi, proprio per il fatto che di fronte a situazioni straordinarie anche i comportamenti devono essere straordinari. Per cui, entrando nel merito degli emendamenti, ok a quello presentato dalla Giunta, i due fatti propri dall'amministrazione presentati dal consigliere Zanolin ed altri, siamo perfettamente d'accordo. Per quanto riguarda gli altri, mi pare che giustamente, come diceva Bongiornello, vadano accolti come raccomandazione quello che riguarda l'organizzazione e la riqualificazione, che vada anche verso il discorso della riqualificazione della spesa, quello del piano straordinario per lo sviluppo. Per quanto riguarda gli altri emendamenti, il nostro voto sarà contrario. Grazie.